Sì, tutto si immagina. Rimini sta cambiando, investiamo sull'ambiente, sul mare, sistema idrico fognario e il belvedere sopra, e investiamo sul patrimonio artistico, culturale, sui millenni di storia che vanno presi e messi nel futuro. In fondo il Museo Fellini è una chiave per riprenderci il Castello Malatestiano, per far sì che Piazza Malatesta non sia una landa d'asfalto desolata che ha come sfondo appunto un castello o aveva il teatro che era un capannone con una palestra. Il Museo Fellini è la chiave per un grande investimento che va dal Corso d'Augusto, dal Fulgor al castello. Il Museo Fellini è articolato su tre driver: il castello, il Fulgor e tutto lo spazio che dal Fulgor, dal Corso, arriva, prende tutta Piazza Malatesta fino al castello e verrà completamente riqualificato. E quindi anche rispetto al dibattito tutto Fellini o non tutto Fellini, Fellini ci consente di mettere a posto 400-600 anni di storia. Il castello sarà una macchina spettacolare, dove entri c'è un'immersione nelle suggestioni mondiali della dolce vita, con Anita Edberg, la Fontana di Trevi, con le suggestioni di Amarcord. C'è una stanza dove come dire, un misto di tecnologia e poesia, soffierai su una piuma e voleranno le pagine del libro dei sogni, delle altalene dello Sceicco Bianco che proietteranno i film di Fellini, ma domani i film di tutto il mondo, oppure l'arte di tutto il mondo. Fellini, ma non solo, perché il castello in questo modo viene allestito, viene organizzato per ospitare l'arte stratificata di tutti i tempi. Stiamo pensando ad esempio ad una mostra che rimanda e che fa il gioco tra Cagnacci e Fellini. Cagnacci era il Fellini del 600, Fellini era il Cagnacci del 900. Quindi capite che Fellini ci consente di dire che non sarà un museo, un sacrario dedicato al maestro, un omaggio all'opera, uno va poi non torna più. No, perché il museo è articolato su un'idea forte, Fellini come chiave del tutto si immagina. Allora questo museo diventa una piattaforma fatta di tre pilastri: il castello, il cinema e una piazza, dove noi potremo chiamare tutti gli artisti del mondo a girare la chiave della loro immaginazione e a far atterrare le loro opere. Quindi immaginate un grande regista come Wes Anderson per Fellini, Woody Allen, Cagnacci, i giochi magari tra le pitture, una grande esposizione su Piero della Francesca che gioca sulle cromaticità che poi sono state riflesse nella storia dell'arte e da altri artisti fino al cinema. È questo l'unico al mondo. Ci dobbiamo abituare a pensare che Rimini avrà un museo unico al mondo, ma non perché ci siamo montati la testa, perché noi qui abbiamo il genius loci, Fellini. Quando si dice le Dolomiti sono un patrimonio dell'umanità, non è che si sono montati la testa in provincia di Trento, Bolzano o Belluno, è che sono lì. E Fellini è qui, per questo il nostro museo è un museo che non c'è nel mondo. Abbiamo fatto un benchmarking, un confronto con la Tate Gallery, con il Whitney Museum, quindi di New York, di Londra. Pensate ai grandi musei che ospitano delle opere d'arte eccezionali, straordinari, però non saranno come il Museo Fellini, che avrà un castello, il cinema Fulgor su tre piani, dove entri ci sono segni, disegni, ci sarà un grande cilindro che si proietta verso quella che Francesca Fabbri Fellini dice la tensione di Federico verso l'immaginifico, l'astrale. Lui assegnava una potere magico alla sua data di nascita, il 20 gennaio del 1920, quindi questa proiezione verso la ricerca di Fellini in qualcosa che sta nel cielo viene rappresentata dentro il Fulgor. Castello, Fulgor, poi la piazza degli incanti, dei sogni, ci permetterà di riqualificare Piazza Malatesta e ci sarà, come dire, una suggestione dove a un certo punto sbucherà il Rex da Piazza Malatesta. Attraverso cosa? Un grande velo d'acqua su cui possono essere proiettate delle suggestioni come il Rex che arriva, ma domani come Bill Viola, come le suggestioni di Woody Allen, come quelle di Sorrentino, oppure avrà a che fare, come dire, con questa piastra, Castello, Fulgor e Piazza Malatesta, possono avere a che fare artisti del cibo come Bottura.
E quindi è un unico al mondo. Rimini cambia, questa roba qua attirerà insieme a Piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio, che pedonalizzeremo, insieme al teatro nostro Galli, che avrà un'arena esterna che dialogherà col Museo Fellini, la possibilità di attrarre 400.000 visitatori internazionali all'anno. Il Museo Fellini abbraccia tra l'altro il Podestà all'Arengo, con la Fondazione San Patrignano i due palazzi diventano arte contemporanea, quindi saranno due palazzi arte contemporanea, il giardino dietro arte, dal Fulgor a Piazza Malatesta una piazza dell'incanto con suggestioni, luci, suoni, poesie, quindi immaginate un unicum dove c'è la storia della città che va dal ponte millenario Tiberio al castello malatestiano, all'800 di Verdi, al 200, al 300, avvolto da una fascinazione ispirata da Fellini, che ha immaginato di riqualificare un luogo. Se mi dite che museo è questo, non riusciamo ad usare altre parole, perché è un museo diffuso della città, dell'incanto e del sogno.